Buongiorno cuccioline e cucciolini. Ciao amore mio, siamo sempre le prime, dobbiamo sempre aspettare Vanessa, eh? E andiamo a scuola sempre al pelo. Colazione ti è piaciuta stamattina a letto? Va bene ragazzi, cuccioline e cuccioline, ma voi la colazione la fate la mattina? Se sì, che cosa mangiate? Scrivetemelo nei commenti. Vanessa e Anastasia, pane e Nutella. Pane tostato con la Nutella, certo. Ma guardate un po' chi sta arrivando. Ma buongiorno. Ma ben arrivata Vanessa. Hai preso la cartella? Certo. Ti ho messo anche la merenda. Ben arrivata, buongiorno. Il sole ti bacia. Il sole mi sa che ci vede poco bene. Comunque, l'importante è che tu sia in macchina. Andiamo a scuola. One eternity later. Bentornati a casa. Hai fatto merenda? Dobbiamo correre, che Vanessa deve andare a catechismo. Vane, dobbiamo andare a catechismo? Dai, dai, su, è tardi, Guarda, mancano 10 minuti, di solito sei un pochino più attiva. Hai fame, amore mio, poverina, sempre di corsa la mia bimba. Dai che per domani non hai compiti, e nemmeno per domani. Ma fai la spesa quando Vanessa va a casa. E mangia ancora qualcosa veloce, dai. Vuoi il panino? Ho comprato i panini io, vero? Col salame. E qui amore, è in questo, qua nel cassetto, anzi no guarda, sì. Guarda nell'altro, eccolo qua, no non è vero, forse nell'altro, eccolo, ok bravissima. Prendi la cartelletta, c'è tutto? Le penne ci sono? Andiamo. Ciao amore, siamo arrivati, buona lezione, ci vediamo tra un'ora, vado a fare la spesa, ok? Ciao amore. Ciao. Io e Vanessa abbiamo optato per hamburger e patatine fritte stasera. Sei d'accordo? Mangi anche tu hamburger e patatine fritte stasera? Va bene per te? Ok, allora mi ricordi di comprare le patatine fritte? Guarda, guarda cosa c'è lì. Il tuo carrellino. Fai tu la spesa oggi? Dai, grazie. Olè. Sì, andiamo a vedere se ci sono le merende. Va bene, sì, gira di qua che di qua c'è gente. No, giusto, Anni, di qua, di qua. Le patatine? Cosa hai nascosto in tasca? Il numerino, che non ci serve. Oh, dai, andiamo che tra un po' esce la Vane. Dobbiamo prendere il quaderno se riusciamo, dai. Siamo tornate a casa, Vanessa ha finito la sua lezione di catechismo, tu mi hai accompagnata a fare la spesa, ma che super cena questa sera, fate vedere un po'. Patatine fritte e hamburger. Com'è? Buona. Vediamo un po'. Posso avere una patatina anch'io? Attenzione a Gasper, eh? Grazie. Grazie. E grazie, amore. È mia. Era mia. Va bene, buon appetito, bimbe. Allora, abbiamo finito di cenare, ma la signorina qua è venuta una voglia improvvisa. Quale? È venuta te la voglia, mica me. Di gelato. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo andando a comprare il gelato. Ecco, stiamo andando a comprare il gelato. Facciamo in fretta, eh? Dai. Ani, ci sei? Per la cronaca, io e Anastasia siamo già state al supermercato mentre tu eri a catechismo, potevi dirmelo, eh? Allora, mi raccomando però, Vanessa, una cosa super veloce, dobbiamo fare, perché è un po' tardino, se fra un po' diventa anche buio, eh? Che cosa? Cos'è, amore? Bigliettino. Amore, per me... Perché ti porto a comprare il gelato? Vediamo un po' cosa c'è scritto. Amore, ti amo. Con tutti i cuoricini. E ti voglio tanto bene. Anch'io ti voglio tanto bene, amore. Grazie. Ti amo tanto anch'io. Dai, andiamo a prendere il gelatino. Mi hai convinta ancora di più adesso. Ragazzi, andiamo a prendere un cestino perché sono terminati. Quindi ne troviamo uno sicuramente vicino alle casse. Ok? Poi andiamo a prendere i benedetti gelati e se troviamo anche Ritz, va bene? Sì. E ci sono già le uova di Pasqua, oddio. No, non la puoi prendere. Non possiamo iniziare a mangiare uova di Pasqua adesso, Non ho capito, scusa. Ah, è il tuo preferito? Ma dai, prendilo. Però ascoltatemi un secondo, noi siamo venuti... Ascoltami, noi siamo venuti qua per due cose e basta. Ma non è gesso. Non è gesso, sono caramelle. Dai, mettile giù. Cos'è che vuoi? Vuoi questi? Questi qui sono misti. Ci sono sia sono bianchi giganti. Che alle mandorle che cioccolato. Questi sono quattro alle mandorle e basta. Sì, ma ci sono le mandorle sopra, non sono quelle al cioccolato normale.
li ritiri? Li vuoi? Cerca dei Ritz. No, non ci sono, Vane. Ci sono i Chipster e i Fonzi. I Fonzi? I pacchetti dei Fonzi? Grande Vanessina che mi ha portato tutta la spesa, ma sei fortissima! Sei diventata forte! Ci arrivo io. Allora, cosa è successo? Perché ti fa male l'occhio? No, perché cuccioline e cucciolini. Voi tanto ormai sapete che a Vanessa succede sempre qualcosa. E giuro che noi non fingiamo. Quindi, oggi è uscita da scuola e mi ha raccontato una cosa che c'entra col male all'occhio. Adesso ve lo faccio raccontare da lei. Vuoi raccontare tu, Anastasia? Sì. Ok, così. Allora, era in palestra e allora lei era andata in palestra, poi sono arrivata anch'io. Dopo un po' ho visto che la sua compagna mi ha detto che lei si era fatta male all'occhio. Non ho capito, magari hanno lanciato una palla e lei è andata nell'occhio. Non lo so, lo sa lei. Allora, praticamente tu hai visto Vanessa che piangeva, mi hai detto prima, giusto? Perché l'ha detto la sua compagna, forse. Ah, non l'hai vista personalmente. Ok, allora chiediamo a Vanessa cos'è successo. Praticamente ho sentito qualcosa che mi andava nell'occhio. Sì, ma forse una tua compagna ti ha ficcato un dito nell'occhio, ovviamente involontariamente, giusto? Quindi ti ha fatto male quest'occhio. E sei andata a scuola, sei andata dalla maestra che ti ha fatto sciacquare l'occhio. Però stasera ti fa male ancora. Dopo magari facciamo ancora qualche lavaggio. Sai con che cosa, Vanessa? Con l'acqua fisiologica, sai quelle che spruzziamo nel naso quando abbiamo il naso tappato? Quello è perfetto anche per gli occhi, va bene? Te lo butto io dopo? Facciamo il lavaggio prima di andare a dormire. Comunque adesso andiamo a casa, se no i gelati si sciolgono. E li beviamo. Ok, tornati a casa dalla spesa. Adesso Vane mi stai aiutando, grazie. Poi però, per favore, ascoltami un attimo, cominciamo a prepararci per andare a dormire. Ok? Cosa? Sapete che io poi andrò in gita e poi ve lo spiegherò anche il giorno. Va bene, perché... Però ve lo voglio spiegare un po' adesso, che praticamente ci sono questi animali, saremo tutto il giorno. Io invece vado il 19 maggio. Anche al castello. Medioevale, bellissimo. E vi travestite? Sì, ci mettiamo i costumi, dobbiamo fare qualcosa. Io invece vado a maggio, dove c'è tipo una fattoria dove ci sono gli animali. Esatto, dai, che la casa è in disordine. Allora sei contenta, amore? Sì, poi ve lo dirò anche come è stato. Ve lo dirò. Ve lo dirò anche quando è stato proprio il giorno. Esatto, perché ancora non lo sappiamo nemmeno noi il giorno esatto, giusto? Voi avete finito di farvi le coccole? Ma dov'è questa specie di gatto innamorato? Gatto? Gatto innamorato? Ciao, sei innamorato di Vanessa? Dobbiamo andare a mettere il pigiamino, bimbe, è ora di andare a fare la nanna. Ciao, guarda che gatto, sembra un coniglio, non lo so. Anche tu ti metti lì così. Dai, bimbe, su. Andiamo a fare la nanna. Che tardi. Ehi, andiamo a lavarci. Tu devi fare il lavaggio nell'occhio, ti fa male? E allora e si deprime quando glielo ricordo. Andiamo? Mamma, sì, se vuoi far legato questa caramella. No, amore, ho già mangiato. Ma sei la favola. Grazie. Andiamo, dai. Aspettami. Fai da sola? Vuoi che ti aiuto? Faccio io, ok. No. Guarda, non ti faccio niente. Vai, Vane, su. Allora, aprilo tu l'occhio, io ti butto sopra. Guarda che ti devo solo lavare l'occhietto. No. Guarda che... Apri? È acqua, eh? Vieni. Facciamo, finiamo? Aspetta. Hai finito? Ah, no. Non ho messo niente praticamente. Fai vedere. Guardate, pensavo di aver finito, invece non ho neanche praticamente iniziato. Ma come? Ma hai sfruttato tantissimo. Guarda. Posso lavarmi? Sono un po' scomoda, dovresti andare un pochino più indietro perché non ti sono. È entrata? Finito di lavarti. Allora vai a metterti il pigiama per favore perché è tardissimo. Okay. Va bene? Ma è troppo pesante, non ce la fai, poi ti fai male. Ma no, guarda che sono capace, tranquilla. Va bene, lo dici te. Aia, aia, mi sono messa.
c'è? Dove sei? Chi è che mi ha chiamato? Mamma, si è fatta male la mano. Come ha fatto? Non puoi rilassare, ho pure detto non farlo perché è troppo pesante, poi ti fa male. Ma certo che si e fa male. Detto. Ma cosa è successo nel frattempo qua per terra? Non lo so. È stato il gatto? No, di sicuro. Cosa hai fatto? Aspetta. Fa vedere. Ecco, bravo, complimenti. Che ti brucia? Sì. Ani, prendimi della carta. Presa, vieni. Vedere. Oddio, quanto sangue che esce. Oddio. C'è un taglio, brucia. C'è un taglio? Ti sarai pizzicata tutte le dita. Guarda. No, vabbè. Senti, allora, io non ce la faccio più, veramente. Voi mi mandate al Camposanto se vado avanti così. Ogni sera, ogni giorno, un problema. Chi ti ha detto a te di aprire il letto? Anastasia. Questo letto qui è pesante, Anastasia. Io non le ho detto, spostati, devo aprire il letto. Io dicevo, no, perché è un po' pesante e poi ti fai male. E poi le ho detto, no, ce la faccio, tranquilla. Sono andata e poi te l'ho detto. Non è vero. Dai, Vane, per favore, cerca di stare attenta, fai più attenzione, sei sempre malata, hai sempre qualcosa, ti fai sempre male. Cosa c'è tu? Sì, hai nascosto la bambola, che non lo so, quella bambola lì, prima sei spaventata. Lo rifai ancora, non aprirlo più il letto, non lo riaprire più, lo rifai ancora? No. Ok, dai, salutiamo e andiamo a dormire. Cucciolina, cucciolina. Cucciolini e cucciolini, vi voglio far vedere un balletto, però non è tanto bello. Allora, è così, eh? Brava! Col balletto hai acceso la luce, fantastico. Fanne uno che prepara la colazione domani mattina. Prova. Oh, mamma mia, ragazzi, ma alle 10:30 di sera abbiamo ancora tutta questa energia. Io no, ma... Cosa fai? Cosa ti stai spolverando le spalle? C'era un po' di polvere. Vabbè, buonanotte, perché secondo me a quest'ora Anastasia è un po' fuori di testa. No, puoi anche lasciarla accesa. Dai, diamo la buonanotte. Vane, stai un po' meglio? Ti è passato un po'? Ti fa male? Dai, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ma ti esce sangue dal naso? Ah no, vedevo rosso qua sotto. Ciao, buonanotte. Ciao.